Domenica 11 dicembre, con inizio alle ore 20, al Pala Congressi di Agrigento si terrà l'evento finale del progetto Equator, promosso dal partenariato nazionale costituito dall'associazione culturale Acquarinto di Agrigento, unitamente all'associazione Grain di Bolzano, all'associazione Fidet Coop di Lecce, all'Arci Napoli, alla Lariso Onlus di Nuoro e alla provincia di Perugia. Il progetto Equator è finanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'iniziativa Azioni in favore dei giovani, per promuovere presso i giovani la cultura della legalità e il dialogo interculturale e a favorirne l'inserimento sociale. Tra gli obiettivi dell'iniziativa, la creazione di un ensemble musicale interetnico organizzato per ciascuna regione coinvolta, al fine di creare un esempio concreto di convivenza in cui prevalga la ricchezza e il valore universale dell'incontro e di interazione tra culture diverse. Il progetto si è sviluppato in tutte e sei le regioni coinvolte. Il format laboratoriale, ferme restando eventuali specificità territoriali, è stato svolto nei diversi territori con le stesse metodologie, contenuti e tempistiche. L'associazione culturale Acquarinto, in qualità di proponente, ha avuto il compito di realizzare l'attività di monitoraggio, la valutazione del progetto e l'organizzazione dell'evento finale. Domenica 11 dicembre, al Pala Congressi di Agrigento, al termine dell'esibizione delle sei band in rappresentanza di altrettante regioni, si procederà alla premiazione dei gruppi musicali per poi dare spazio allo spettacolo conclusivo dal titolo Di acqua e di terra. Storie raccontate e cantate da Gualtiero Bertelli, voce narrante, canto, fisarmonica e chitarra, e Moni Ovadia, voce narrante e canto, con Paolo Favorido, Giuseppina Casarin, Luca Garlaschelli, Rachele Colombo e Maurizio Camardi. Testi di Gualtiero Bertelli, Moni Ovadia e Gian Antonio Stella. Arrangiamenti musicali di Maurizio Camardi e Paolo Favorido. Elaborazioni elettroniche di Rachele Colombo. Gualtiero Bertelli e Moni Ovadia tracciano un loro percorso tra passato e presente, Oriente e Occidente, seguendo suggestioni culturali ed emergenze sociali, senza mai perdere gli occhi dell'ironia e il filo di una ragionevole angoscia. Uno spettacolo da vivere e da non perdere domenica 11 dicembre dalle ore 20 al Pala Congressi di Agrigento con le sei band del progetto Equator. Ingresso libero.